Per noi non è una novità, nel senso che la nostra collezione è impostata a come presupposto questo, l'unicità del fatto a mano, tutto artigianale, dagli accessori, le lavorazioni delle pelli, che rendono le cose uniche, irripetibili e soprattutto riescono in questo momento a darti un'identità molto forte di mercato. Il significato per me di pezzo unico oggi vuol dire... creare un pezzo che sia di altissima artigianalità. Credo che l'Italia in questo debba assolutamente difendere la propria posizione, il proprio background per storicità di quello che fa. Il mio lavoro già di per sé è credo rappresenti il pezzo unico in tutte le gli aspetti, perché comunque anche se io posso fare delle repliche, comunque le pietre, ogni pietra è diversa, ha un taglio diverso, ha un colore, intensità diversa. Direi che è assolutamente fondamentale in questo momento andare verso l'unicità, perché è un valore aggiunto rispetto alla ripetibilità e quindi crea, secondo me, un senso di esclusività, che è quello che la clientela oggi vuole. L'idea di contemporaneizzarlo e modernizzarlo e poi dare la possibilità che questo limited edition potesse essere poi venduto per me è stata una grande emozione ed esperienza. Parallelamente la scelta che quest'abito scelto da ALTAROMA per Youth potesse essere modernizzato attraverso i nostri materiali, i nostri tessuti e le nostre stampe, sicuramente una forte emozione e un grosso grazie a coloro che ci hanno scelto. Inspired by, I chose the theme of matrimony, and I chose this poem by Pablo Neruda, which in Spanish is called Si tú me olvidas, but then he turns the poem around and says, but if every day a flower comes to your mouth searching for me, as to say I'm always there for you, I'm always loving you, then I will love you that much more, etc., etc. It's a very beautiful poem. Ho pensato che fosse il progetto perfetto per Youth, perché Youth.com da 11 anni non è altro che unicità, che passa attraverso il vintage, quindi le collezioni di 40 anni fa, selezionate, un capo per arrivare ai giovani designer che fanno una collezione apposta, per arrivare anche perfino al capo di fine stagione che si trova soltanto in quella boutique di Parigi, ma che poi trovi sei mesi dopo su Youth.com. Quindi tutto sulla qualità e tutto sull'unicità. Il vero prodotto, la vera scarpa, un prodotto italiano artigianale, non invecchia mai, per cui ho trovato la scarpa che devo reeditare, non aveva bisogno di essere reeditata perché ancora adesso è moderna, bella, sofisticata. C'è una riscoperta anche attraverso quella che è l'esperienza dei giovani, dell'unicità del pezzo e anche dell'unicità del lavoro che vanno ad affrontare quando creano un pezzo unico. This glove for us, a ceremony, making a glove is always a ceremony in itself. And this piece is a huge evening glove, like a little bolero, and it's all made by hand, out of lambskin and out of baby scarf. And for us, ceremony is always something to do with time. Ho cercato di racchiudere un po' tutto l'esprit dell'artigianalità, quella che si è persa anche laddove si è portati a fare dei pezzi unici che poi di fatto è possibile replicare. Questo sicuramente per moltissimi fattori sarà impossibile replicarlo nella stessa identica misura.